Buon pomeriggio dallo stadio di Lazzate, dove per la settima giornata del girone B di eccellenza va in scena l'inedita sfida tra Ardor e Vimercatese. BM Radio, la Brianza del pallone, live matches oggi sul campo dell'Ardor Lazzate. Dunque un saluto da parte di Fabrizio Togliatti, che con l'ausilio dell'uggiosa regia di Alex Mariani vi annuncia le formazioni in campo. I padroni di casa, che cercano il primo storico successo nella massima categoria regionale, schierano Gervasio, Cavallini, Bernardoni, Sudati, Parravicini, Di Mauro, Giudici, Galimberti, Barbieri, Cicola, Fruggero, in panchina con mister Vianello, Colombo, Ghidoni, Vago, Mattia, Iacovelli, Pitesa, Alberti e Palamara. Risponde la Vimercatese Oreno in maglia arancio nera all'allenatore mister Torriani, con Firenze, Bernareggi, Rossi, Ronchi, Quitadamo, Varisco, Stucchi, Sala, Lipari, Pinto, Kirematenghe. In panchina Perego, Masetto, Magni, Aiello, Spina, Mantellini, Vaiano. Direzione di gara affidata a Pasquino di Legnano, con Perrina di Treviglio e Mucignato di Voghera in qualità di assistenti. Tutto pronto, parte il sinistro di Cicola, fuori misura, ma il primo tentativo verso la porta di Firenze quando siamo al quindicesimo. Quindi c'è pallone ancora vivo per l'attacco dell'Ardor Lazzate. Barbieri cerca e trova Giudici sulla destra, affrontato da Varisco, il traversone con il mancino a cercare la testa di Fruggero, che si appoggia anche un po' su Bernareggi, che reclama il fallo. Stiamo arrivando al 25esimo della prima frazione, quando Barbieri tenta il dribbling e poi il passaggio sulla sinistra per Bernardoni, ha spazio per il traversone. Attenzione, Fruggero, limite dell'area. Un passo dentro l'area di rigore, il destro di Fruggero, buona l'intenzione, scarsa la mira. Parte Cicola, ecco il sinistro sventato dall'ottimo volo di Firenze, risultato quindi che rimane ancora inchiodato sullo 0-0 al 39esimo. Tutto pronto per il fischio di Pasquino, parte Sudati direttamente in porta e c'è Firenze che devia di nuovo in corner, portiere della Vimercatese protagonista in questi ultimi minuti. Ancora un calcio di punizione, questa volta è per la Vimercatese, la battuta di Daniele Pinto con il pallone che si spegne lontano dal set di Gervasio. Battuta del calcio dalla bandierina, il colpo di testa di Lipari e la Vimercatese passa in vantaggio. 45esimo del primo tempo, salta abbastanza libero, troppo libero Lipari, non contrastato dalla retroguardia dell'Ardor Lazzate. Pallone che si infila nell'angolo alla sinistra di Gervasio, Vimercatese che passa in vantaggio al 45esimo. E proprio questa è l'ultima azione della prima frazione, veleno nella coda, con il gol, come dicevamo, di Lipari. Ottimo lo stacco, soprattutto la precisione. Vimercatese in vantaggio dopo aver rischiato sulla doppia punizione di Cicola e di Sudati, con Firenze miracoloso. Pinto, appoggio per Capitan Sala, adesso Rossi a gestire bene per Bernareggi, il traversone da parte del numero 2 Kirematenghe, il colpo di testa. Cicola da sinistra, salta Fruggero, pallone ancora per Barbieri che cerca la rovesciata. Spettacolare gesto atletico da parte di Barbieri, ma il pallone finisce lontano dalla porta di Firenze. Sudati, su di lui 3. Pallone che schizza verso Barbieri, chiama all'azione anche Galimberti, pallone verso il portiere Firenze, poi ancora palla viva, c'è la respinta da parte della retroguardia della Vimercatese, poi il fuorigioco. Cicola deve usare il destro per mettere in moto Vago, c'è l'errore della retroguardia. Fruggero solo davanti a Firenze, gli spara addosso il pallone potenziale del pareggio. La battuta di Cicola direttamente in porta, ancora Firenze, pallone vivo con Barbieri adesso sulla sinistra, salta Quitadamo, traversone di Barbieri, ancora Firenze. Giudici, quando ormai l'ex caratese sembrava aver conquistato la sfera, il ritorno di Bernareggi e poi il sinistro da parte di Mantellini con il pallone che finisce non tantissimo alto sopra la traversa di Gervasio.
ancora 60 secondi, Mantellini in posizione regolare, non alza la bandierina l'assistente, poi Vaiano in posizione anche lui regolare, solo davanti al portiere Vaiano, errore clamoroso di Vaiano. Ancora spazio per il traversone e c'è il triplice fischio di Pasquino che chiude dopo praticamente 4 minuti di recupero la partita, decisivo quindi il gol di Lipari al 45esimo del primo tempo con la Vimercatese che coglie il terzo successo fuori casa in 7 partite di campionato, sempre di più in zona playoff per l'Ardor Lazzate, ancora rimandato il primo successo in eccellenza finale. Ardor Lazzate 0, Vimercatese 1. Bravura e fortuna per la Vimercatese, molta sfortuna per l'Ardor. Ma la Vimercatese si è confermata una squadra quadrata che fa girare bene la palla, che copre tutti i settori del campo, che sanno quello che devono fare, molto organizzata e hanno fatto quello che non dovevamo fare noi, il gol. Noi non ci siamo riusciti, ci abbiamo provato. Dobbiamo trovare un attimino la formula giusta perché tra una sfortuna e l'altra poi ci si abitua e a me non mi sta bene sicuramente. Stiamo lavorando, i ragazzi si impegnano, hanno voglia, hanno fame, però non stiamo sicuramente raccogliendo quello che meritiamo. Oggi ne è una dimostrazione col gol che abbiamo preso al 45esimo del primo tempo su calcio d'angolo dopo che ne abbiamo battuti 7-8 nel giro di 10 minuti. Noi non l'abbiamo fatto, loro ne hanno fatto uno e l'hanno fatto bene, hanno fatto gol. E purtroppo la legge del calcio è questa e con rammarico viene confermata anche oggi. Devo dare merito a Lazzate che è stata una squadra che ci ha impegnato moltissimo, è praticamente stata di una pericolosità che è durata per tutta la partita, dal primo al 95esimo minuto, per cui bravi i miei giocatori, forse più abituati a mantenere un certo tipo di risultato. E in qualche occasione siamo stati anche fortunati in qualche mischia a centro area, il fatto che loro abbiano battuto qualcosa mi sembra come 14 corner la dice lunga, netto predominio territoriale da parte loro, per caratteristiche degli uomini di esperienza come Bernareggi, Sala, Rossi, Ronchi eccetera e tutti gli altri, Pinto, certe situazioni le sanno gestire bene, certo. Ripeto, ci vuole anche una buona dose di buona sorte, di fortuna, sicuramente. Noi non guardiamo mai, anche l'anno scorso, la classifica. Reputo, e il gruppo lo sa, che tutte le squadre hanno necessariamente una loro valenza ed ogni partita è storia a sé. Noi non guardiamo se giochiamo in casa della prima o dell'ultima, momentaneamente. In classifica noi sappiamo che dobbiamo raggiungere un obiettivo che è la salvezza il più presto possibile, poi vedremo e questi risultati sono pesanti perché ripeto il Lazzate è forse è sicuramente la squadra più pericolosa che abbiamo incontrato in questo scorcio di stagione. Claudio, qualche rischio ma alla fine 3 punti importanti. Sono 3 punti davvero molto importanti per la squadra contro una delle nostre dirette avversarie, infatti anche prima della partita nello spogliatoio ce lo siamo detti che era una partita difficile, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto un po' fatica al primo tempo a trovare bene le misure, le contromosse per loro, però alla fine siamo riusciti a vincere, era il nostro obiettivo e stiamo allungando contro le nostre dirette avversarie. Prima raggiungiamo la salvezza e prima potremo puntare anche qualcos'altro. Domenica sul derby cosa ti vuoi sbilanciare? Io non dico niente per non portare sfortuna, però sappiamo che possiamo far bene e ce la metteremo tutta per non deludere i tifosi in casa che vogliamo dargli delle soddisfazioni importanti anche a loro.